Allora, siamo qui come tutti gli anni per l'esame accademico 2017 presso la Scuola di Danza Accademica Professionale Il Cigno a Grugliasco, in provincia di Torino, diretta dal maestro Ciro Beffi. Quest'anno sono anche emozionato io stesso perché abbiamo parte della commissione un'etuale internazionale di fama internazionale. Abbiamo con noi Luciana Savignano, benvenuta a Grugliasco, a Torino, e soprattutto so che la commissione quest'anno avrà un peso incredibile in questa scuola. Innanzitutto, l'esame accademico in una scuola come questa, che cosa rappresenta per i ragazzi, che sono iscritti e che a metà anno si preparano per questo esame? Io trovo che comunque, io ricordo per esempio quando io avevo l'esame finale della scuola, è sempre un momento molto, molto magico, molto emozionante. Ma soprattutto io trovo che sia il momento in cui il maestro trova la gratificazione nel vedere che l'allievo ha imparato quello che lui gli ha insegnato. E quello che ho notato in questa scuola, io è la prima volta che vengo qui, quindi, però ho avuto subito un impatto molto, molto bello, nel senso che ho visto una grande disciplina. E la disciplina è veramente alla base per riuscire a fare dei progressi e per far sì che poi un allievo stia in un posto, in un contesto che lo gratificherà poi nel futuro. Mi fa piacere che abbia tirato fuori il concetto di disciplina, perché sì, era una delle domande che avevo preparato, e naturalmente le chiedo allora, può dare una definizione di disciplina nel contesto della danza, naturalmente? Ma la disciplina consiste soprattutto nell'umiltà di imparare quello che dice il maestro. Il maestro dovrebbe essere veramente messo su un piedistallo, e se l'allievo segue esattamente quello che il maestro le insegna, io parlo di un maestro che abbia la grande competenza, ovviamente, senza entrare nei particolari, però deve essere un maestro con la M maiuscola, allora viene fuori veramente qualcosa di importante e di utile. E questo esame può anche essere da gratificazione per gli allievi che, certo, dovendosi preparare a metà anno, certo, comunque si sforzano per stare, diciamo, sempre... È un modo per far sì che l'allievo progredisca, perché gli esami sono sempre utili e importanti. Gli esami non finiscono mai, dicevo. È vero. Tutta la vita questo. Ma abbiamo parlato di competenza. È una cosa che tutti gli anni cerchiamo di ricordare anche negli esami e anche allo spettacolo di fine anno. Sì. Quali dovrebbero essere gli elementi essenziali da ricercare al lato di un'iscrizione, al lato della ricerca di una scuola di danza? Ma intanto, secondo me, quello che è molto importante è che i genitori capiscano che se l'allievo si vuole iscrivere a una scuola di danza, non deve andare in questa scuola così per passare un'ora di tempo alla settimana. Altrimenti non serve a nessuno, ma questo sta molto anche al genitore, far capire al bambino che non va a giocare, va solo in un posto dove lo aiuterà a far sì che poi quando lui diventerà grande gli resterà impresso un qualche cosa di utile, un qualche cosa di artistico, un qualche cosa che gli ha permesso di sviluppare l'animo. Perché l'anima è un po' trascurata in questo periodo dell'anima del mondo. E anche qui rimango sorpreso, perché la terza domanda che volevo farle era... No, è vero. Era quanto la danza può forgiare l'anima, oltre naturalmente al fisico. Però posso interrompere un attimo? Io poi sono rimasto stupito perché ho visto il libro dedicato alla sua carriera straordinaria, che ha come titolo proprio l'eleganza interiore. Sì. E sono rimasto affascinato da questo titolo. Ho sempre fatto molta attenzione a far sì che la danza non diventasse solo un fatto ginnico. La danza è qualcosa che va al di là. La danza non deve stupire, la danza deve ammaliare, la danza deve dare emozione. La danza deve far sì che la tecnica è importante, ok, però non deve prevalere su quello che sono le cose più vere dell'animo umano. Ed è vedendo un danzatore in scena che ha capito quanto sono importanti questi elementi
che lo spettatore esce emozionato, esce con qualche cosa che gli è rimasto dentro, gli è rimasto impresso. Questa è arte. E questo viene proprio anche grazie all'insegnamento, giusto? Grazie all'insegnamento, grazie alla sensibilità, grazie a tutte queste cose che sono importantissime. La ringrazio tantissimo e so che probabilmente adesso il maestro vuole farle qualche domanda e qualche saluto. Allora, grazie ancora per essere con noi. Adesso chiamiamo il maestro che voleva salutarla e ringraziarla. Grazie, Luciana Savigliani. Per me è un grande onore che sei qui, perché l'ho vista ballare tante volte a San Carlo di Napoli, che io ero nella scuola, e per me adesso che sei qui è un grande onore. Grazie, per me è un grande piacere, quindi ci si ritrova, meno male. E non finisce qui. Ecco. Grazie. Grazie a te.